No, cioè penso che dietro abbiamo fatto molto bene, abbiamo concesso pochissimo, cioè solo questi lanci che ogni tanto scappava qualcosa, ma non mi ricordo grandissime occasioni create. Penso che ultimi tre hanno fatto bene, Davidovic, Magnani e Lovato, sono appena all'inizio. Poi c'è da dire, bisogna essere onesti, che ho visto anche una Lazio che si è sentito la fatica del Champions, no? Che siamo stati vantaggiati un po' su questo. Però, cioè, è sempre difficile vincere, no? Contro di loro, avevano grande entusiasmo e vincere qua è veramente grande cosa, tanta roba. 19 punti sono tanti, ma significa anche che se andiamo a analizzare tutte le partite, cioè, noi abbiamo vinto contro le grandi, però c'è anche dire quando magari giocavi contro Benevento, contro squadre del nostro livello un po' più superiori come Cagliari, che facevi fatica, che vuol dire che si abbassi un po' la guardia è finita per noi, per cui bisogna stare molto attenti, molto concentrati, non sentirsi forti, perché in questo momento non lo siamo ancora e anche oggi si è visto che ci manca ancora tanto, ma continuare a crescere, sfruttare buon momento, fare più punti possibili, poi si vede quanto cresceranno i giocatori come individui e come crescerà il gruppo. Loro hanno un grande attacco a profondità e cercavamo di darlo un po' di meno. Che lasciavamo solo giocare il Reina e su quelle palle dritto per dritte puoi lavorare meglio. Mettendo magari la punta vera, poi lasci un po' la fascia, si aprono spazi, è stata una scelta questa. Poi nel gioco comunque lo trovi tra le linee e gli puoi fare del male. Però penso che in generale noi allenatori possiamo avere idee, e io le ho vissute, no? I momenti belli e brutti, per cui grande merito sempre per ragazzi, cioè quelli che interpretano, che hanno voglia, che vogliono fare, perché tu puoi avere idee e poi va tutto male, no?